non esco fuori. Continuo a stare dentro alla spirale, a questa spirale non se ne esce più. Allora cosa fai? Inizi, chiaramente non hai la ricetta per uscire fuori dalla spirale, ok? Perché non sei chiaramente laureato, non puoi fare in 6 mesi un corso di laurea, però mediamente chi ci sta dentro alla malattia per 20 anni, alla fine c'ha quasi la laurea. Sa cos'è una devitalizzazione, sa cos'è un ponte, sa cos'è una protesi mobile, sa cos'è la piorrea, sa cosa vuol dire estrarre i denti, sa cosa vuol dire magari far guarire le ferite in bocca. Magari non le ha studiate, ma le ha provate le cose. Quando inizia a essere molto col pelo sullo stomaco, inizia anche a diffidare di certe cose che gli vengono proposte. E questo è l'ennesimo che mi sta proponendo la cosa mobile, la cosa in plastica, la protesi rimovibile, la semifissa, ma non risolvo. Allora inizia che cosa? In maniera, può prendere 2 strade. La prima strada, senti, non voglio sapere nulla, vado in stand-by, in modalità risparmio energetico, di lui mi fido, mi risolverà il problema. Ok, capita spesso questo. L'altra, e quindi allora si basa solamente sul prezzo meno basso, sulla più basso, su quello che è un po' più vicino, un po' più comodo, prende altri elementi di valutazione che non sono elementi poi decisivi in realtà per la qualità del lavoro. Oppure c'è l'altra che si inizia a documentare, inizia allora la comparazione più tecnica. In genere quelli sono i pazienti migliori, che sono quelli che prima di acquistare qualcosa, un servizio, vanno e testano. Proprio di persona vado, faccio una visita, c'era da poco, la settimana scorsa, fondatore qua di un grosso franchising che c'è in Italia, che sta crescendo, lui è venuto mesi fa solamente per testarci, per vedere, è venuto, è stato qua 2 o 3 giorni, poi dopo 3 o 4 mesi è tornato, perché era stanco di prendere fregature. Quella è stata una persona molto analitica che si è preso il tempo, però per evitare di buttare 2 anni di tempo, non soldi tanto, ma proprio a livello biologico di dover restare in ballo, perché non se lo poteva permettere. Ha detto: mi investo 2 o 3 giorni, vado a vedere la realtà. Ha fatto domande specifiche, tecniche, voleva vedere il processo di produzione dei denti, è stato con me in laboratorio. Insomma, alla fine poi ci ha fatto anche un report, dei complimenti. Ci ha dato anche delle buone idee, tipo aprire dei point nei centri commerciali in Italia, oppure negli aeroporti d'Italia, di aprire dei punti informativi solamente. Brochure, libro, DVD, film, informativi. È una buona idea. Dei punti informativi dove dai delle informazioni solamente. Come avete presente i Se uno punti? apre tipo nel Carrefour di Carugate, lì vicino a Milano, Dov'è Carugate? è proprio in fianco a Milano, tra le porte, cioè tu tutti i giorni, ma sabato e la domenica probabilmente gireranno 1 milione di persone Tipo in centri l'IQOS, commerciali del genere. tipo la sigaretta elettronica IQOS, che c'ha i punti fisici che Esatto. se vuoi ti dà No, ma lì tutto informazioni. questo sistema commerciale, c'è Sky, tutte quelle aziende lì che hanno Non ricordo, tutto. eh. Corre.